grazie a tutte e a tutti, quindi inizio io come da accordi e anzitutto oltre a unirmi ai ringraziamenti che sono già stati fatti, voglio ringraziare voi per la numerosa e preziosa presenza questa sera. Io da studioso di filosofia cercherò di portarvi una testimonianza, un racconto. Partirò da un racconto tratto dal mondo del mito, della Grecia, molto lontano da noi, e questo spero che possa poi portarci delle riflessioni anche e soprattutto sull'attualità. È particolarmente difficile, complicato, prendere la parola in questa sede per esprimere con la dovuta delicatezza un pensiero contro la violenza in generale e in particolare sulle donne. Un pensiero che non risulti banale, che non risulti vuoto, che non risulti scontato e che non cada nei luoghi comuni, che non cada nella retorica, nel moralismo. E la violenza sicuramente è un errore, è un orrore che ci lascia sempre senza parole, ci lascia sbigottiti. E vedremo che questo i greci l'hanno capito molto bene. E in casi come questi, penso che il compito del filosofo sia anzitutto quello di dare voce a questo dolore, a questa violenza, spesso indicibili attraverso un dire tradizionale e tentando di mostrare cosa agisca dietro di esso, diciamo quale sia la struttura nascosta, recondita, che abiti nelle pieghe più nascoste dell'essere umano. Dell'essere umano che spesso si macchia di quell'orrore che facciamo fatica a comprendere, che in questi giorni, seguendo soprattutto la cronaca italiana, è tornato alla ribalta tristemente. E dicevo che gli antichi, come noi, ma spesso molto meglio di noi, hanno saputo dare una forte testimonianza del dolore e della violenza. Hanno saputo anche renderlo sublime e universale attraverso la tragedia. Infatti è da una tragedia di Sofocle che partiamo questa sera. E questo forse era il modo attraverso cui il sangue versato dalle vittime innocenti non andasse sprecato, ma potesse fungere da esempio per tutti, per ricordare e per evitare che l'orrore si ripresentasse identico, anche se nonostante tutto la storia ci mostra che questo destino ci accompagna da sempre. Ci farà compagnia questa sera Antigone, il personaggio di Antigone, di Sofocle. Se poi non conoscete o non ricordate la storia, dirò comunque qualcosina per ricordarvela, però poi io voglio entrare all'interno del testo per vedere cosa c'è dentro, cosa c'è dietro, cosa c'è nascosto qua dentro. E dicevo, i greci il dolore lo sapevano vedere, raccontare, rendere sublime, rendere universale. E ad esempio qui Sofocle, affidando in questo caso al coro queste parole, scrive che fortunato chi la vita assapora senza sventure, se invece da urto divino è scossa la casa, irrompe ogni disastro incalzando di laga, come quando il fiotto marino, sospinto da furiose raffiche trace, trascorre l'abisso subacqueo e dal fondo la sabbia scura risucchia e ne gemono sordi i promontori battuti dalle onde e dai venti. Certo, è fortunata la casa di quelli per i quali il dolore non è entrato facendo irruzione e sconvolgendo le mura di quella casa, ma forse nessuno indenne da questo, e quindi è proprio da questo dolore che partiamo, dolore che ovviamente si manifesta in modi diversi, però il destino di morte, il destino di lutto accompagna tutti noi e tutti noi dobbiamo fare i conti almeno una volta nella vita con queste riflessioni, senza necessariamente doverle nascondere. E quindi qui Sofocle ci sta dicendo che la tragedia non è qualcosa che riguarda soltanto storie che ormai sono state abbandonate e dimenticate, ma riguarda la vita di ciascuno. Può in ogni istante
irrompere nelle vite di ciascuno. Qualche settimana fa abbiamo visto quella triste vicenda, che ormai è diventata una vicenda di cronaca, di una persona per bene che mai si sarebbe aspettata di finire trucidata in quel modo orribile. La tragedia può entrare nella vita di ciascuno inaspettatamente, questo ci insegna la tragedia. Quindi per questi motivi, cosa possiamo fare noi qui? Cosa può fare il filosofo, chi si occupa di filosofia? Di certo non può risolvere i problemi del mondo, però forse può lasciare almeno un piccolo contributo che consista quantomeno nel tornare a ricordare, nel rimemorare la violenza, quella violenza antica a cui è stata sottoposta Antigone, quella recente che leggiamo sui quotidiani tutti i giorni. Quindi ciò che possiamo fare, dicevo, è tornare a rimemorare questa violenza e provare a dare voce al dolore. Questo proviamo a fare questa sera. E quindi parlare di Antigone oggi non significa disinteressarsi della contemporaneità. Ma come, sono successe cose orribili, andiamo a prendere una cosa di 2500 anni fa? Sì, andiamo a prendere una cosa di 2500 anni fa, perché in questo modo diamo voce a quel dolore, a questo dolore ancora oggi. E questo ci consente di andare oltre e di provare a riflettere insieme sulla natura stessa dell'essere umano, chiedersi cosa significa essere umani. Questo Sofocle l'ha fatto, questo l'hanno fatto i grandi, e proveremo a ripercorrere alcune di queste pagine che porteranno alla ribalta appunto le sofferenze dell'umano, in questo caso le sofferenze di Antigone, ma poi non soltanto di Antigone, di tutti i personaggi coinvolti qua dentro, e le fragilità e soprattutto la mortalità dell'essere umano, quelle cose di cui si fa fatica a parlare, così come si fa fatica a parlare di violenza. Vedo qui dei volantini sulla violenza domestica, è sicuramente qualcosa di cui si fa fatica a parlare, chi la subisce fa fatica a parlarne, ma in generale si fa fatica a parlare della violenza, in generale si fa fatica a parlare del dolore, della morte e del lutto. Quando se ne parla sembra che si stia chiamando in causa un argomento che è sempre bene rimuovere, è sempre bene non parlarne, fa male, lasciamo perdere, non parliamo. Invece no, forse a volte bisogna parlarne, forse una serata come questa può essere lo spunto, e il dramma di Antigone può essere lo spunto. Il dramma di Antigone, che è, ve lo anticipo, è geniale questo testo, forse la storia la conoscete tutti, non so se tutti hanno letto la versione di Sofocle, poi ci saranno delle letture dopo, no? Penso tratte in particolare da questo testo. Consiglio ovviamente di provare a cimentarsi, perché Sofocle, al di là di tutto questo, cerca anche di dirci chi siamo, e guarda caso scopriamo che quell'essere umano che descrive Sofocle è il medesimo che ancora noi siamo. Ci sono questi versi bellissimi, prima di entrare proprio nello specifico, che appunto provano a dirci chi è l'essere umano. E Sofocle comincia così, affidando ancora al coro queste parole, no? Dice che molti sono i prodigi, ma nulla è più prodigioso dell'essere umano. Qui Deinos in greco vuol dire anche terribile, tremendo. Molte sono le cose tremende, ma più di tutti l'essere umano. E qui poi non ve lo leggo tutto, ma non so se è scelto tra le letture possibili. L'essere umano che varca il mare canuto, sospinto dal vento tempestoso del sud, fra le onde penetrando, che infuriano d'attorno, e la più eccelsa fra gli dèi, la terra, su cui torneremo, perché è di questo che parleremo questa sera, imperitura immortale, infaticabile, consuma volgendo l'aratro anno dopo anno, e con l'equina prole rivolte, via dicendo. E quindi racconta della specificità dell'essere umano, e poi alla fine di questo passaggio dice che l'essere umano riesce a trovare degli stratagemmi per risolvere tutto tranne una cosa: la morte, la mortalità. E quella, a quella non c'è rimedio, non c'era rimedio 2500 anni fa, non c'è rimedio oggi. E a ciò che precede, alla violenza,
che spesso porta alla morte, anche a quella non c'è rimedio. Non c'era rimedio allora e non c'è rimedio oggi. Ecco perché queste parole suonano immortali, allora da questo testo ha ancora senso provare a partire. Qui si mostra, in queste pagine si mostra la natura complessa dell'essere umano, le molteplici sfaccettature. Siamo tanti, ognuno di noi è molteplice, siamo tanti, abbiamo tanti, tanti aspetti del nostro essere, della nostra personalità. E i personaggi di Antigone, qui sarebbe bello avere il tempo per analizzarli uno a uno, ci soffermeremo su due e poi ne chiameremo in causa un terzo, chiamano in causa proprio alcuni tipi fondamentali dell'essere umano, alcuni caratteri, come se fossero appunto i classici caratteri del teatro, dell'essere umano, e ci dicono chi possiamo essere, chi siamo, e lavoreremo in particolare su due personaggi di questa tragedia, che sono i due antagonisti, Antigone e Creonte. Poi però ne chiameremo in causa, vi dicevo, alla fine anche un terzo. Velocissimamente due parole per ricordare la vicenda di Antigone, se qualcuno non la ricordasse. Antigone è una dei quattro figli di Edipo. Edipo aveva quattro figli insieme alla sua madre e consorte Giocasta, con cui si era unito inconsapevolmente con questa unione incestuosa, e ha avuto quattro figli. Due femmine che sono Antigone e Ismene, e due maschi che invece sono Polinice ed Eteocle. Quando devono prendere il governo della città di Tebe, Polinice ed Eteocle, che sono gemelli, all'inizio si accordano perché uno governasse per un tot di anni, lasciando poi il potere all'altro. Poi di fatto, quando deve lasciare il potere all'altro, questo non accade, e i due entrano in contrasto, in conflitto tra di loro. Polinice muove con altri sette re contro Tebe, arrivano questi sette contro Tebe e si crea un conflitto con il fratello. I due fratelli si uccidono a vicenda, prende il potere lo zio di questi quattro giovani, che è Creonte, che vedremo che ha un grande peso nella tragedia, un personaggio straordinario nella sua bruttezza anche, e Creonte dà questo ordine che Antigone non vuole rispettare. Dice: Polinice è arrivato con le armi contro Tebe, non merita di essere seppellito. E Teocle sì, Polinice no. Polinice deve essere dato in pasto fuori dalla città agli uccelli, ai cani e via dicendo. Che per i greci questa è la condanna peggiore, perché significa che l'ombra, cioè ciò che resta, non proprio l'anima della persona, è destinata a vagare eternamente. E allora Antigone si sente mossa da una legge molto più forte rispetto a quella che arriva dal sovrano, e dice, e decide di andare contro la legge. Decide di andare contro la legge e, come forse ricordate, cerca di seppellisce insomma il corpo del fratello, rispettando, dando l'onore che meritava, rispettando quella legge ben più antica, quella degli dei, degli antenati e via dicendo, e per questo il re, il sovrano Creonte, decide di metterla a morte con una punizione tremenda, decide di murarla viva all'interno di una grotta e lasciarla lì a morire. Questa è la vicenda. Ecco, ma adesso io vorrei cercare di lavorare con voi su questi personaggi e vedere chi sono, cosa ci dicono oggi questi personaggi, questa storia, cosa ci racconta, questa storia che potrebbe vagamente somigliare ai vari delitti di cronaca di cui si parla oggi, certo con degli aspetti sicuramente differenti, no? Però cosa c'è dietro, cosa racconta Sofocle, chi sono Antigone e Creonte? Se volessimo trovare un aiuto abbastanza semplice, che potremmo prendere da Nietzsche, forse Nietzsche ci direbbe: Antigone rappresenta lo spirito dionisiaco, rappresenta
quella forza vitale rappresentata dal dio Dioniso, cioè rappresenta la vita stessa, rappresenta quella vita stessa che non ha paura della morte, quella vitalità che sa bene che della morte fanno parte, della vita, fanno parte tanto il dolore quanto la morte. E Antigone non ha paura di andare a morire, perché sa che quello è il giusto compimento della sua vita e sa che comportarsi nel modo corretto è qualcosa che supera la paura della morte, perché la morte è parte della vita. E quindi Antigone è colei che rappresenta, diciamo, lo spirito presocratico, quel mondo greco arcaico, quel mondo greco in cui non c'è ancora stato quello stravolgimento di valori che a un certo punto invece intercorre. E invece Creonte è l'uomo nuovo, è il sovrano che è appena arrivato, vuole cambiare le leggi, vuole cambiare la tradizione, vuole cambiare qualcosa che vale da sempre, che è in vigore da sempre. E Creonte, allora Nietzsche ci direbbe, assomiglia allo spirito apollineo, Apollo, che a differenza di Dioniso non vive nella gioia dell'ebbrezza e non sa accettare la vita nel piacere, nel dolore che nella vita sono intessuti, ma lo spirito apollineo è quello spirito, diciamo, di debolezza, di timore, quello spirito per cui tutti quanti di fronte alla morte siamo disposti a fare un passo indietro, perché non abbiamo il coraggio di guardarla negli occhi, e ci raccontiamo delle storie attraverso cui proviamo a dare dei nomi alla morte, proviamo a immaginare una serie di salvezze possibili che non ci facciano accettare, vedere che siamo, come dire, fratelli tutti quanti nel medesimo destino di morte. Quindi Creonte, il personaggio apparentemente forte, in realtà è un personaggio debole, e Creonte in realtà è colui il quale dinanzi alla morte indietreggia, è quello che la morte non la accetta, dopo vediamo perché. Antigone invece è depositaria di un sapere antico, antichissimo, quello che semplicemente sa accogliere l'evidenza davanti agli occhi di tutti, cioè il fatto che siamo mortali e che la morte appartiene alla vita così come la vita appartiene alla morte. E infatti tra le parole di Antigone si legge ad esempio che è bello per me morire in questa impresa, va volentieri a morire pur di fare ciò che è giusto, Antigone. E oppure dice anche queste parole, dice: ben più a lungo dovrò essere cara ai morti che ai vivi, laggiù infatti io riposerò per sempre. Dice: meglio che io faccia una buona azione nei confronti di chi ormai non c'è più, perché io lì tornerò e lì sarò per sempre, la mia vita eterna è lì, è consegnata a quella terra dalla quale tutti quanti siamo nati e nella quale tutti quanti faremo ritorno. E quindi commettere un peccato, un oltraggio contro la terra è la cosa peggiore, e quindi io non posso accettare la legge dell'uomo quando è indiscutibilmente sbagliata, o quantomeno contraria al senso stesso della terra e della vita. Io devo rendere conto alla vita, alla terra, non al volere di questo o quell'uomo che mi imponga qualcosa che è sbagliato. Quindi Antigone poi diventerà nella storia il grande simbolo della donna che si ribella contro il potere maschile, oggi si parla di patriarcato e via dicendo, no? È il grande esempio di colei che è in grado di andare contro una legge sbagliata rischiando la propria vita, incurante del fatto di perdere la propria vita. E quindi Antigone è colei che sa che le vere leggi, quelle della terra, quelle della vita, quelle degli dei, degli antenati, queste leggi non si possono violare. Si può fare qualsiasi cosa, ma non si può andare contro quelle leggi. Quindi se, in questo caso, nella loro cultura, seppellire i morti è qualcosa di indispensabile per dare pace
diciamo allo spirito, anche se di quella persona, allora questo va fatto, punto e basta. Non si può andare contro quelle leggi che esistono da sempre, quelle leggi che sono degli dèi e non degli uomini, che sono della terra e non dei mortali. E dice sempre Antigone, dice: io lo sapevo bene, qui sta parlando con Creonte, quando ormai l'hanno presa, no? Si è consegnata più o meno, non ha problemi ad ammettere quello che ha fatto, e dice: io sapevo bene, che cosa credi? Che la morte mi attende, anche senza i tuoi editti. Ma se devo morire prima del tempo, io lo dichiaro un guadagno. Chi, come me, vive immerso in tanti dolori, non ricava forse un guadagno a morire? Affrontare questa fine è quindi per me un dolore da nulla. Questa, diciamo, piccola morte a cui va incontro è poca cosa rispetto alla grandiosità dell'azione della sua vita. E poi c'è un altro verso molto, molto bello, e con questo poi finisco di leggere passi e poi cerchiamo di trovare un senso dietro a tutti questi passi che ho citato. Molto bello, dicevo, in cui Antigone dice: io sono fatta per, e qui il verbo greco è sunfilein, e fileo vuol dire amare, ma nel senso di quel legame universale che tiene insieme tutti quanti. Non è eros, non è l'innamoramento, la passione, non è neanche agape, che è qualcosa che non appartiene neanche al mondo greco, che infatti poi verrà ripresa dal cristianesimo con l'idea di caritas, no? Qui fileo è quel sentimento, etimologicamente fileo significa accompagnare, di chi accompagna, di chi è vicino, quindi può essere anche il legame, diciamo, dello schiavo col padrone, del padre col figlio, e anche di due innamorati, anche di due amici. E lei dice, c'è questo sum davanti, che vuol dire insieme: io sono fatta per questo sentimento, per questo legame che ci tiene tutti insieme, e non per, quindi per un amore reciproco, per un affetto, un'amicizia, un legame reciproco, e non per un odio reciproco, dice Antigone. E poi, infatti, in queste pagine c'è questo bellissimo inno a Eros, che adesso qui non abbiamo il tempo di leggere, in cui si racconta come Eros sia questa divinità che presto o tardi coinvolge tutti quanti, che nessuno può sfuggire a Eros. Bene, adesso che vi ho citato alcuni pezzi, vorrei cercare di mettere ordine per dire qualcosa di sensato su Antigone, perché si è scritto tantissimo, cose bellissime, cioè chiunque si è confrontato con Antigone, filosofi, artisti, letterati, e chiunque ha detto cose spesso straordinarie su Antigone. Proviamo anche noi a trarre qualcosa da queste cose che abbiamo detto su Antigone. Qui, secondo me, sono emersi almeno tre grandi temi. Sono tre i grandi aspetti di cui Antigone ci parla in queste pagine, e sono questi. Antigone ci parla dell'amore, troviamo Eros, troviamo questo sunfilein, filia, comunque ci parla di amore. E Antigone poi ci parla di morte, diverse volte emerge il tema della morte, e poi c'è un terzo tema, ci parla delle leggi, di quelle leggi eterne, di quelle leggi divine alle quali ella sa di non poter sottrarsi. Beh, ma allora chi è Antigone? Chi sta parlando dietro Antigone? Cosa rappresenta questo personaggio? Perché qui ogni personaggio rappresenta un grande aspetto dell'umano, un grande carattere di ciò che noi siamo. Io penso che Sofocle, attraverso questo personaggio, dia voce alla vita stessa. Antigone è la vita stessa che, certo, in noi può anche manifestarsi, ma non soltanto in noi, è quella vita universale, quel respiro, quell'abbraccio universale che ci tiene tutti quanti insieme.
quella vita universale che, a cui Nietzsche avrebbe dato il nome di senso della terra. Antigone è il senso della terra, è il senso di quell'attaccamento, di quel radicamento alla terra, è quella voce che ci suggerisce che siamo terra e nient'altro, siamo polvere e nient'altro. E in questo senso allora forse la terra è la vera protagonista del dramma di Antigone. La terra, si potrebbe fare una ricerca soltanto per vedere quante volte ricorre il termine terra qua dentro. La terra descritta come colei che accoglie, colei che avvolge, colei che abbraccia, colei che è genitrice, paterna si dice, viene definita anche come una dea infaticabile, una dea eterna. E quindi dicevamo, se Antigone è la voce della terra, è la voce di quella vita universale della quale facciamo parte noi quanto tutta quanta la natura, perché per l'uomo greco, attenzione, la natura è un tutt'uno, non è qualcosa di altro rispetto all'essere umano, non c'è l'uomo prima, sopra, rispetto alla natura che la governa, la utilizza, la sfrutta, la protegge e via dicendo. No, l'uomo greco sa di essere un tutt'uno con la natura. E Antigone è la voce di questa natura che sta parlando, quella natura che c'è ancora dentro di noi, che cerca di parlare dentro di noi e che spesso però viene sopita da qualcosa di altro che poi vedremo, che evidentemente è rappresentato da Creonte. E allora ecco perché questi tre temi, perché l'amore, la morte e poi queste leggi eterne. Eh sì, perché questi tre temi? Perché la vita come si manifesta? Questo è una sorta di trattato di filosofia, ci sta dicendo, beh, se Antigone è la vita, che cos'è la vita? Beh, la vita anzitutto, in ogni vivente, è l'infrangersi di una totalità in una molteplicità, in tanti viventi, siamo tanti, arriviamo tutti dallo stesso grembo, eppure siamo tanti, eppure siamo distanti l'uno rispetto all'altro. Viviamo nella distanza. Essere vivi, essere viventi, significa abitare una distanza. E cos'è Eros, che allora è chiamato in causa, con cui Antigone ha a che fare? Eros o anche Filia, cos'è se non questo tentativo di ricucire quella distanza? Cos'è se non questo tentativo di togliere la distanza che si frappone fra me e l'altra persona? L'amore è sicuramente il primo tentativo di ricongiungere due corpi viventi che nel momento dell'amore diventano uno. Eros. Ma in Antigone c'è anche la morte. E la morte non è la stessa cosa. La morte non è ugualmente quella dinamica che toglie quella distanza che il vivente incarna, è soltanto che la toglie definitivamente, soltanto che la distanza che nell'amore è tra due corpi, nella morte la distanza tra il vivente e tutto il resto del mondo, il vivente che muore torna a riabbracciare, torna a essere riabbracciato dal grembo di quella terra che sembrava essere altro da noi e che siamo noi stessi e che ci accorgiamo che coincide con noi stessi, perché guardando la terra è come se ci guardassimo allo specchio, perché quello siamo noi. Amore, morte sono i due movimenti della vita, Eros e Thanatos, di cui chiunque ha parlato, da Esiodo a Dante, non so, fino a Leopardi, fino a Freud oggi, no? Tutti hanno parlato di questo nesso tra Eros e Thanatos, amore e morte. E poi una terza cosa, abbiamo detto le leggi. Eh sì, poi le leggi. È perché tutto questo però accade, ma non in modo casuale. E questo i greci l'hanno capito benissimo. La vita accade secondo uno schema ben preciso, secondo una struttura, una ossatura ben precisa, secondo delle leggi. Ecco allora perché sono antichissime, perché sono antiche quanto la vita,
Ecco perché Antigone non vuole commettere un oltraggio a quelle leggi, perché quelle leggi sono la vita stessa. Antigone non può permettersi di andare contro la vita. Lei stessa è la vita e sa che non può andare se stessa. E infatti, ci troviamo di fronte a un grande messaggio della vita che afferma se stessa, della vita che vuole se stessa, ma d'altra parte la grandezza di Sofocle, vi dicevo, consiste anche nel fatto che ci fa vedere che l'essere umano non è soltanto questo, non è soltanto questo sentirsi radicato nella natura, nella terra, ma molto spesso l'esperienza dell'essere umano è quella dello sradicamento dalla terra, del sentirsi altro dalla terra, del aver preso le distanze dalla terra, e questo è raffigurato ovviamente dal personaggio di Creonte. E sì, allora Creonte è colui quale dimentica questa antica familiarità con il grembo della terra, è colui quale dimentica che essere umani significa essere viventi tanto quanto gli animali, le piante, le pietre, le stelle, che per i greci sono tutti abitati dalla medesima vita. Creonte è colui il quale dimentica questo e comincia a pensare che l'essere umano si collochi su un altro livello. E allora ecco il sopruso, ecco la violenza, ecco perché Creonte è il personaggio che incarna la violenza fisica contro Antigone, ma in generale la violenza che l'essere umano mette in opera nei confronti del suo mondo, aggredendolo continuamente. Creonte, diciamo, che prefigura la modernità che incombe, la modernità che ormai è alle porte, quell'uomo nuovo che proprio in questi anni in Grecia sta nascendo. E qui nasce Socrate, nasce Platone, nasce Aristotele, nasce tutta un'altra storia. Da un'altra parte del mondo, vicino, nasce Cristo. E il cristianesimo, che mette insieme il pensiero di Platone, di Aristotele, e nasce un uomo nuovo, nasce l'uomo moderno, quell'uomo che perde questo legame con la natura e invece di guardare alla terra comincia a guardare al cielo, oltre il cielo. Nietzsche dice, scrive che si costruisce dei mondi dietro il mondo. E Creonte è l'emblema di tutto questo, è l'emblema di colui che, terrorizzato dalla propria condizione di fragilità e di mortalità, ha bisogno di costruirsi una storia per raccontarsi un'altra, per darsi un'altra destinazione, una destinazione che non è più terrena. Creonte allora è colui il quale vuole emancipare la vita da quelle leggi eterne di cui abbiamo parlato. Creonte vuole creare una vita per gli esseri umani che sia qualcosa di altro rispetto a quella vita che tiene insieme tutto. Vuole creare una distinzione tra ciò che è umano e ciò che non lo è. E come lo fa? È chiaro, lo fa ponendo delle nuove leggi. Creonte è il sovrano nuovo che scrive delle nuove leggi che sono diverse rispetto a quelle degli antenati. Vuole dare delle nuove leggi all'essere umano. Le leggi della vita, della terra, della natura, non bastano più all'uomo. L'uomo deve darsi le sue leggi. Non siamo mica animali noi. Non possiamo certo vivere con le stesse leggi che governano il mondo animale. E questo è esemplificato dal fatto che Creonte non vuole che si onorino i morti, che si faccia onore in questo caso al corpo di Polinice. E sì, ma cosa c'è dietro questo? Simbolicamente cosa significa questo divieto di Creonte? Cos'è il divieto di Creonte? Il divieto di Creonte simboleggia l'atteggiamento di chi dinanzi alla morte, abbiamo detto, fa un passo indietro, chi rifiuta la morte, chi non vuole vederla, chi, fingendosi forte, in realtà è molto più debole e la sua debolezza lo porta a
far fingere che la morte non ci sia, a nasconderla, a obliarla, a far finta di niente. Ecco perché abbiamo detto che è l'uomo apollineo, ecco perché diciamo che è sradicato dalla terra, perché appunto è colui che indietreggia dinanzi all'orrore che è nella vita, l'orrore della violenza, l'orrore del dolore e all'orrore della mortalità. Ma non che la vita sia solo questa, la vita è anche gioia, piacere, via dicendo. La vita è una grande complessità, però ci sono degli aspetti della vita che iniziano a far paura e ci sono alcuni personaggi che iniziano a fare un passo indietro. Creonte prefigura Socrate, che dirà che il corpo è un carcere dell'anima e la nostra identità risiede nell'anima che vivrà eternamente dopo di noi, e si inventa la storia dell'immortalità dell'anima e via dicendo. E Creonte prefigura tutti questi personaggi che hanno paura rispetto invece all'uomo greco precedente, in questo uomo nel senso di essere umano greco precedente, infatti raffigurato da una donna, da Antigone, che invece non ha paura. Creonte, allora, e qui ci avviamo più o meno alle conclusioni, fa due cose. In primo luogo, Creonte è colui che intende immortalare la vita, vuole fermarla, vuole bloccarla, a causa della sua paura di accettare il fatto che la vita è destinata a finire, preferisce negare il flusso stesso della vita, il fatto che la vita è questo movimento inesausto della vita che divora continuamente se stessa. Ecco, Creonte è colui il quale, pur di non accettare tutto questo, simbolicamente rifiuta il divenire stesso della vita e ferma, blocca la vita in alcuni momenti. E infatti alcune parole di Creonte in cui egli dice che gli uomini, dice Creonte, ne sono certo, non hanno il potere di contaminare gli dèi. Creonte ormai è convinto che un conto è la vita umana fatta di ciò che noi vediamo, tocchiamo, sentiamo e via dicendo, ciò con cui ci rapportiamo, fatta di scambi commerciali, si parla di denaro molto spesso, fatta di rapporti di potere, via dicendo, cioè quella vita di tutti i giorni, quella quotidianità che ci riguarda tutti i giorni, questa è la nostra vita, dobbiamo fermarci a questo, noi non possiamo certo contaminare gli dèi, dice Creonte, e questo è simbolo del fatto che Creonte è colui il quale ormai ha perduto completamente il rapporto con la dimensione del sacro. Il mondo, diciamo per Antigone o chi come lei, era un mondo sacro. Abbiamo detto tutto pervaso da una vita diffusa in ogni dove, un mondo magico anche, un mondo pieno di dèi. Il mondo di Creonte ormai è vuoto di dèi, ormai non c'è più spazio per la dimensione del sacro, perché tutto ormai è oggettivato. E in questo prefigura la modernità. In secondo luogo, Creonte, da una parte abbiamo detto vuole immortalare la vita, e diciamo un'altra cosa, e così capiamo meglio il personaggio. Creonte è colui il quale vuole anche disciplinare la vita, vuole metterla in ordine, e infatti Creonte è un sovrano. Creonte, infatti, è colui il quale esercita un potere politico per trasformare una società rendendola, Michel Foucault direbbe, disciplinata, docile, per addomesticare gli esseri umani. Le leggi della natura ormai non vanno bene più, abbiamo bisogno di nuove leggi, le leggi dell'uomo sull'uomo, che facciano sì che la società sia disciplinata. Quindi questo tentativo di immortalare la vita poi è anche un tentativo di disciplinarla con il potere da una parte, ma anche con il sapere. Il sapere che piano piano diventerà quel sapere sempre più oggettivo, che diventa poi nella modernità piena il sapere della scienza, o comunque dell'episteme per i greci, che sono quegli strumenti attraverso cui
L'essere umano è convinto di poter entrare nei segreti più profondi della natura e comprenderla. La natura perde la sua magia, perde la sua sacralità e con questi uomini nuovi diventa qualcosa di oggettivo che possiamo arrivare a conoscere. È un mondo nuovo quello di Creonte. Antigone e Creonte rappresentano due mondi differenti, due modi diversi, opposti di relazionarsi al mondo. Un mondo sacro e pieno di dei, un mondo nel quale ci si sente parte di un unico respiro, perché generati tutti dalla medesima terra, da una parte, e dall'altra invece un mondo che ormai ha perduto ogni magia e che semplicemente può essere conosciuto, i cui segreti possono essere conosciuti attraverso la ragione. La ragione che diventa lo strumento centrale. Ma se ci pensiamo, noi siamo tutti Creonte. Il nostro mondo, quel mondo che chiamiamo Occidente, quella modernità che qui nasce, che poi si sviluppa, si basa, si fonda e si radica su quell'atteggiamento che è convinto che non solo l'essere umano sia al centro del mondo, ma mai penseremmo di essere uguali ai cani, non lo so, alle formiche? Di certo no. E c'è un passaggio bellissimo di Giordano Bruno in cui Giordano Bruno dice che l'essere umano è vicino all'infinito tanto quanto la formica è vicino all'infinito. Se è infinito, come facciamo a essere noi più vicini della formica, no? E questo noi faremo fatica ad accettarlo, la formica, ma anche il sasso, la pietra, la sabbia, la polvere. E ovviamente noi, figli di Creonte, pensiamo di essere noi il vertice del creato, di essere noi più in alto di tutto. Possiamo mai pensare di essere uguali al resto del creato? L'essere umano al centro, la ragione dell'essere umano al centro. E tanto è vero che il figlio di Creonte, colui quale cerca di tenerlo a freno, Emone, che farà una pessima fine. Emone dice queste parole a suo padre. Emone doveva sposare Antigone, quindi cerca di fare in modo che il padre non compia questo orribile sacrilegio e misfatto nei confronti di Antigone. E Emone dice al padre, dice, la ragione sia il bene più alto che gli dèi abbiano concesso all'uomo. La ragione sembra essere il bene più alto che gli dèi hanno concesso all'uomo. E dice anche che solo la ragione, pretende che solo la ragione sia giusta e nient'altro. Ecco, attacca il padre dicendo, tu che incarni la ragione, pretendi che la ragione sia lo strumento migliore. E certo, ma sei tu che disponi di quello strumento. È per forza che tu dici che lo strumento migliore è il tuo, pretendi che sia lo strumento migliore e pretendi che la ragione sia sovrana, sia giusta, sia sopra ogni altra cosa. E quindi cerca di dissuadere il padre, ma evidentemente non ci riesce, perché Emone parla ancora quella lingua. È un discorso razionale che si contrappone a un altro discorso razionale e Emone non riesce a convincere il padre. E allora, adesso chiamando in causa questo terzo personaggio, mi avvio veramente alla chiusura di questo discorso che ho fatto. Il terzo personaggio che voglio evocare, che è fondamentale quanto Antigone e Creonte, è Tiresia. Tiresia è l'indovino vecchio, cieco, guarda un po', cieco come Omero, no? Cieco perché con gli occhi del corpo non ci vede, ma evidentemente vede con altri occhi, riesce a vedere la realtà con altri occhi. E Plotino usava un'espressione molto bella, dice allos tropos tuidein, dice un altro modo del vedere. E Tiresia ha una sorta di terzo occhio, di ulteriore facoltà per vedere il mondo, perché non lo vede con gli occhi dei sensi, no? E Tiresia vede qualcosa che nessuno vede e dice questo a Creonte quando cerca di dissuaderlo, però ve lo anticipo, ormai è tardi, ormai non riesce. E cosa gli dice? Gli dice, Creonte, la città è malata,
Ma attenzione, la città è malata, forse vale per tutti noi ancora oggi, forse c'è bisogno ancora oggi di qualcuno che ci dica, la città è malata, c'è qualcosa che non va. E gli dice, e aggiunge questo, la causa di tutto questo, la causa della malattia della città, la pestilenza, simbolicamente, ma al di fuori di quello, la causa del fatto che la città è appestata è l'eccesso di ragione. Dice la tua ragione, il tuo eccesso di ragionamento che sta colpendo la città. E infatti ci sono dei versi in cui Tiresia fondamentalmente ricorda a Creonte la sua mortalità e quella del genere umano, cerca di riportarlo a terra. Dice: ma siamo mortali, sei mortale anche tu, cosa stai facendo? E quindi forse cominciamo a capire cosa vuol dire, come queste parole possono combattere la violenza. E forse un discorso di questo tipo, un risvolto etico ce l'ha, se sta dicendo: ma attenzione, ma sei mortale anche tu. Sei figlio della stessa terra anche tu. Siamo tutti figli della stessa terra. Siamo tutti fratelli. Perché devi fare male a tuo fratello o a tua sorella? Se arrivi anche tu dal medesimo grembo. E qui a pagina. E qui Tiresia dice queste parole a Creonte. Dice, quando Creonte ormai l'ha offeso, no? Gli ha detto che gli indovini fanno delle profezie soltanto per soldi, perché ormai Creonte non ci crede più, è l'uomo nuovo, l'uomo moderno, l'uomo per cui non c'è più nulla di sacro e di magico, no? E allora Tiresia gli dice: e tu sappi che non vedrai rinnovare molti giri del sole, e proprio tu darai in cambio dei morti un morto nato dalle tue stesse viscere, perché hai gettato sotto la terra una creatura di questo mondo e hai murato indegnamente nella tomba una persona viva, e abbandoni inonorato, insepolto, impuro, un corpo consacrato agli dèi sotterranei. Esso non appartiene né a te né agli dèi celesti, che in tal modo tu offendi. Qui possiamo leggere due livelli il discorso: sta anticipando quello che verrà, certo, da una parte, ma dall'altra gli sta ricordando che tu sei mortale come tutti quanti. E allora, a questo punto tutto è perduto. Qui lo dice il nunzio che arriva ad annunciare quello che ha visto, dice: tutto è perduto. E quando Creonte capisce che tutto è perduto, dice: io non sono più nulla. Ormai ci arriva, ma è troppo tardi. E quindi quale salvezza da tutto questo? Non so se c'è uno scenario di salvezza. So solo che alla fine di questo testo appare un'invocazione a un'altra divinità. Un'altra divinità che è quella è con la quale abbiamo aperto il nostro discorso. Abbiamo citato Dioniso in apertura, dicendo che Antigone è un personaggio dionisiaco. Ecco che Dioniso, oppure Bacco, oppure Iacco, a seconda di come viene chiamato, viene citato qui alla fine. Heidegger diceva questa frase, diceva: ormai soltanto un Dio ci può salvare, ma questo Dio ha da venire, questo Dio è ancora lontano, non assomiglia a nessuno degli dèi che fino adesso conosciamo. Ed è una divinità che, invece di regalare uno sguardo celeste, ultraceleste, prova a ricordarci appunto che siamo figli della stessa terra. E in questa invocazione a Dioniso le ultime parole sono queste. Quindi l'invocazione dice: oh Dio dai molti nomi, no? C'è tutta diciamo, una sorta di preghiera per Dioniso che si conclude così: tu che guidi la danza degli astri fiammanti, testimonia ai canti notturni, prole di Zeus, Dio possente, a noi mostrati. Ecco, si chiede a questa divinità terrena, terrigna, di tornare a mostrarsi perché l'abbiamo perduta. Mostrati a noi, con le tiadi seguaci che per tutta la notte attorno a te delirano alla danza, Iacco dispensatore.
E allora forse il senso di tutto questo è che soltanto facendo un ritorno alla terra, questo insegnamento possiamo prendere da Sofocle, può essere possibile porre fine, nella fattispecie, al regime di violenza che viene imposto da Creonte e in generale, ripensando il nostro ruolo nel mondo, ripensare quella violenza alla quale siamo quotidianamente sottoposti da fratello a fratello. E con queste parole io vi ringrazio per l'attenzione e lasciamo la parola adesso a chi invece darà vita a questi versi.